Ciao, sono Chrissy Meekin di Now You Nails. In questo video vi mostrerò come creare un design geometrico usando vernici acriliche e semipermanenti. Per adesso, per questo design, ho applicato i colori Party Pants e Back to Black. Ma solo su queste due unghie. Le altre verranno realizzate usando dello smalto semipermanente e delle vernici acriliche. Ho applicato alcuni dei semipermanenti sopra l'alluminio, che userò come palette. Adesso iniziamo a fare il design. Qui vado a fare una sfumatura ombre. Allora, prendete un pennello per gel e applicate una massa di prodotto qui. Girate il pennello e iniziate a spennellare verso l'alto. Vado solo a rimuovere gli eccessi. E sfumo ancora un po' verso l'alto. Vado a rimuovere ancora un po' di colore dal pennello così è più asciutto. Poi picchiettate sopra il prodotto per sfumarlo bene. E mettete nella lampada per un minuto. Adesso andiamo a fare una seconda passata di Party Pants. Andiamo sempre a creare una massa di prodotto sulla punta e spargetelo con un pennello. Poi iniziate a sfumare verso l'alto e spennellate via gli eccessi. Poi sfumate di nuovo verso l'alto. Poi andiamo a pulire e andiamo a rendere il pennello abbastanza asciutto. Poi iniziate a picchiettare sul prodotto per sfumarlo ancora di più. Poi andiamo a catalizzare di nuovo. Ora andiamo a prendere il colore Perilous Singer, che è un semipermanente shimmer trasparente. Applichiamolo nella zona cuticole ma senza inondare e poi lo portiamo verso il basso. In questo modo andiamo a dare un bel effetto shimmer all'unghia. Adesso catalizzate. Vado ad usare il gel sigillante Mega Gloss per sigillare e dare un finish molto liscio. Volendo potreste lasciare quest'unghia anche così, ma io vado ad aggiungerci un tocco d'arte. Ora catalizziamo nella lampada LED per un minuto. Abbiamo fatto l'ombre. E ora vado a strofinarci sopra con un po' di acetone, giusto per pulirla bene. Perché adesso ci andrò a dipingere sopra. Andiamo ad usare un po' di vernice acrilica nera e anche un po' di vernice acrilica bianca. Aggiungiamo un po' d'acqua ad entrambe. In questo modo fluiranno meglio sull'unghia. Poi prendiamo un pennello per micropittura dalle setole lunghe. E partiamo dall'angolo superiore e disegniamo verso il basso. Facciamo la stessa cosa sull'altro lato. Vado ad unire le due linee. Questo è praticamente il nostro punto di inizio. Andiamo quindi a realizzare un design geometrico. E usiamo solo la punta del nostro pennello. Siccome abbiamo applicato il top coat, la vernice scorrerà molto bene sulla superficie e in questo modo sarà molto semplice dipingere.
Ora andiamo a pulire il pennello e andiamo a prendere un pennello per micropittura dalle stipole più corte per applicare il bianco. Uso un pennello con le setole più corte perché così ho più controllo e perché non voglio fare delle linee lunghe. Quindi, più le linee da fare sono lunghe, più le setole del pennello devono essere lunghe. Ma siccome andremo a fare delle piccole sezioni di colore, voglio usare un pennello dalle setole più corte. Dovete avere una mano ferma quando fate questo passaggio per fare i lati ben dritti. Assicuratevi che il dito sia appoggiato e rilassato alla vostra mano. Fate dei movimenti piccolissimi con queste tre dita. Una volta soddisfatti del vostro design, assicuratevi che la vernice sia perfettamente asciutta. E poi potete andare a sigillare con del Mega Gloss. Assicuratevi di sigillare per bene la vernice fino ai bordi, di non inondare le cuticole e di non toccare la pelle. Se toccate la pelle, assicuratevi di pulire prima di andare a catalizzare. Poi catalizziamo nella lampada LED per un minuto. Ora andiamo a finire applicando dell'olio per cuticola al cocco e l'unghia completata. Ora potete andare a lavorare sulle altre quattro dita e continuare il design.